italiano. Questa è una giornata di protesta qui a Padova per i produttori del latte di diverse sigle sindacali. Chiaro che è un grido di dolore che viene dal profondo mondo dell'agricoltura, qui siamo in una situazione in cui il prezzo del latte non dà reddito ai nostri agricoltori, ai nostri allevatori, abbiamo il prezzo della carne lo stesso, abbiamo il prezzo dei cereali lo stesso e quindi fare agricoltura sta diventando insostenibile in uno Stato che è sordo alle nostre richieste. Più spesso io ho sollecitato il Ministro dell'Agricoltura Martina di intervenire e non è più possibile mantenere ai nostri agricoltori questi tipi di accisa sul gasolio oppure questa tassazione che le sta uccidendo. Noi purtroppo i costi fissi dell'agricoltura sono questi, non possiamo più competere con le aziende europee perché il prezzo del mercato del latte, soprattutto in questo caso internazionale, quindi è fissato da meccanismi attualmente il libero mercato, non ci sono più i titoli. Lo Stato italiano deve abbassare la tassazione all'impresa agricola, non solo l'IMU ma anche sul gasolio e anche la tassazione fissa e sul personale, altrimenti l'agricoltura nazionale, ma in particolare quella veneta dove il comparto latte dà il 10% della produzione nazionale e la carne lo stesso, saranno destinate a sparire.